Gesù ti vuole guarire. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, cari amici. Con un cuore aperto e disponibile a lasciarsi trasformare dalla parola di Dio, accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 1, 40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Amen. Oggi incontriamo una persona bisognosa che va da Gesù, un malato, malato di lebbra, che al tempo di Gesù significava qualcosa di più di una malattia corporea. Infatti la lebbra veniva vista soprattutto come un castigo di Dio verso la persona. C'era in qualche modo una correlazione tra malattia fisica e tra male morale o peccato. Quindi, in base alla malattia che c'era, si pensava che ci fosse una gravità di peccato, tanto che i lebbrosi venivano allontanati dalla società, dalle relazioni umane, dovevano vivere appartati. E nel caso dovessero a distanza incontrare qualcuno, gridare impuro, impuro, proprio perché l'altra persona non si contaminasse. Questa è una condizione bruttissima al tempo di Gesù. E pensate cosa accade. Accadono due fatti straordinari, speciali, però che in qualche modo infrangono un divieto. Da un lato, questo lebbroso va da Gesù. Non poteva avvicinarsi alle persone. E lui va da Gesù, si avvicina. Non dice impuro, dice va da lui, fisicamente. E gli dice: se vuoi puoi purificarmi, se vuoi puoi guarirmi. Quindi questo lebbroso viola la legge e va da Gesù. Al tempo stesso Gesù non si allontana da questo lebbroso. Non gli dice: tu sei impuro, vattene via, non voglio e non posso stare accanto a te. Gesù gli risponde, avendo compassione, tendendo la mano e toccandolo: lo voglio, sii purificato, sii sanato, sii guarito. Due atteggiamenti necessari affinché ci sia la guarigione. Questo ci insegna noi oggi. Vediamo che Gesù è il volto del Padre, è l'immagine di Dio qui sulla terra. Quello che Gesù ha fatto, quello che Gesù ha detto, è precisamente quello che Dio Padre, che di solito non vediamo, perché è nei cieli, è ciò che lui farebbe qui sulla terra, qui per noi. Il Padre va al di là della legge, va al di là dei divieti. Il Padre va al di là delle nostre brutture, dei nostri peccati, di tutto ciò che ci può separare da Lui. Viene incontro a noi. Ecco perché noi non ce l'aspettiamo, questo comportamento. Non attendiamo che il Padre sicuri di
miserabili come noi, come me, che comunque ogni giorno sbagliano tante volte, peccano, si dividono, mancano di fiducia. Il Padre viene, il Padre si china. E in Gesù oggi vediamo la sua compassione che ha verso questo lebbroso. Un lebbroso che comunque va da lui. Ecco ciò che noi dovremmo fare oggi, nella nostra vita. Non scoraggiarci. Sono lebbroso, sono malato, sono duro, sono cattivo, sono un peccatore. Tante idee, magari anche vere, ma che ci possono bloccare. Un atteggiamento quindi restio, di difesa, di lentezza nell'andare incontro a Dio. Ma questo lebbroso ci insegna oggi: vuoi guarire? Vai da Gesù. Non stare fermo, non stare depresso nella tua malattia, non rimanere nella fossa dove sei caduto. Grida al cielo: Gesù, guariscimi. E Gesù viene. E Gesù interviene nella tua vita. Crediamo questo. Crediamo che Dio è venuto per noi, attraverso il suo figlio Gesù, per aprirci gli occhi e manifestarci che ci vuole guarire. E quante volte noi gli diciamo, come questo lebbroso, se vuoi, puoi guarirmi. Gesù lo vuole, perché lei lo dice, lo voglio. Sii guarito. Ma se il lebbroso rimaneva a casa sua o in quell'area dove erano tutti lebbrosi, non andava incontro a Gesù e non gridava dicendo guariscimi, Gesù non l'avrebbe guarito. Molto spesso noi siamo così, rimaniamo nei nostri problemi, nelle nostre crisi, nei nostri mali, nelle nostre depressioni, non gridiamo al cielo, anzi critichiamo il cielo. Dio, tu non mi ami, tu non mi hai guarito, tu non mi vuoi bene. Prendiamo esempio da questo lebbroso che ha avuto fiducia. Addirittura nella sua umiltà ha detto, se vuoi. Non deve per forza guarirlo. Pensate che bello. Dare a Dio quella libertà. Signore, guariscimi, se vuoi. Quasi dire, se mi ami. Perché vogliamo sentire che Dio ci ama. E Gesù oggi risponde a ciascuno di noi, risponde a te. Ti amo e ti guarisco. Ma prima dobbiamo chiedergli di essere guariti. Dobbiamo andare da Lui. Ecco, un momento benedetto. Ecco, un momento speciale adesso. Andiamo dal Signore Gesù con la preghiera. E le diciamo grazie. Grazie Gesù perché oggi ho la possibilità di venire incontro a te, così come sono, con la mia lebbra, con i miei mali, con i miei difetti, i miei peccati. Vengo a te dopo che mi sono scavato una fossa, dopo che sono caduto e non riesco a rialzarmi, non riesco a guarire. Vengo a te con fiducia e ti dico, se tu mi ami, se tu vuoi, guarisci, sì. Intervieni nella mia vita. Io ho davvero bisogno di te. E tu mi tenda la mano e mi doni una vita più bella, una vita migliore, una vita nella pace, una vita che ha senso. Dona un senso a tutto ciò che io faccio, ciò che io vivo. Dona un senso alle mie sofferenze. Perché davvero i miei occhi oggi siano fissi su di te. Tendi la mano, che mi tocchi e mi dici, sì Luca, lo voglio, sii purificato. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora cari amici, questa è la buona notizia per voi. Accoglietelo come slogan, come verità di fede da proclamare oggi. Gesù ti vuole guarire. Cosa devi fare per sperimentarlo? Andare da Lui, correre verso di Lui e gridargli, guariscimi, perché so che tu mi ami e che lo vuoi. Cari amici, con grande affetto voglio salutarvi
non solo da parte mia, ma anche dalla Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani, grazie che mi avete accolto. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito.